Secondo giorno post Rugby Sound e ecco quello che rimane del grande palco. Le squadre da ieri sono in lavoro per smontare questo super palco che ha visto per 11 giorni alternarsi grandi gruppi musicali. Ecco qui i lavori, ora ci sono gli operai che stanno smontando, ecco qui il Vichichi, praticamente il locale dove la sera c'era la musica fino a tarda sera per creare socialità, per creare comunità. E qui sta 10 giorni, 11 giorni, 10 più 1, è stata una riferimento, un'occasione per Legnano che ha avuto sold out negli alberghi, ma anche durante le sere che ha visto circa 5-8 mila diciamo, visitatori per sera, ospiti che sono arrivati da tutta la Lombardia e in qualche caso anche da tutta Italia. Fatto in modo che Legnano diventasse il centro musicale di tendenza di questo momento. Diciamo che il Rugby Sound è una delle diciamo occasioni per le band di affermarsi. Da qui sono nati tanti gruppi, uno per tutti i Pancreas rispetto a tanti altri, perché questi ragazzi, diciamo il Rugby Sound è composto diciamo dai volontari che fanno parte del Rugby Parabiago 1948. Sono nati tante tante realtà, tante belle realtà. Noi abbiamo seguito questi 10 più un giorno e abbiamo avuto anche tanti successi, tanti click. E un grazie va chiaramente al Rugby Sound, al comune, alle istituzioni che hanno garantito questa kermesse con la massima, in massima sicurezza. Ci vediamo l'anno prossimo. Buon Rugby Sound 2023 e buon lavoro agli organizzatori.